Ciao a tutti amicette e amicette, io sono sempre la Ro e sono tornata con un nuovo video. Come state? C'è un caos intorno a me, ma come sentite non sto proprio al 100%. E voi direte, ma allora perché cavolo stai facendo un video? Perché sono masochista? No, in realtà sono semplicemente stufa, veramente stufa di vedermi sfatta. E è ormai quasi una settimana che vivo con i codini in testa, il pigiamone di Pyle e sono veramente stanca. E ho avuto un'influenza che sta girando. Oggi va un po' meglio, sono ancora abbassata di voce, c'ho il naso tappato, mi fa tutto male, poi voglio darmi una sistemata e già che ci sono volevo darvi le mie impressioni sul Dyson dopo qualche mese che lo sto usando. Cominciamo con questo restauro e ci facciamo una bella maschera. Ok, sì, sono pieni. Se non ci sono capelli miei, ci sono peli di animali, così è, così, e così sarà. Comunque appunto mi metto un bel po' di prodotto perché anche se ho i capelli corti, comunque ne ho veramente, veramente tanti, cioè non ne ho presi neanche la metà e dietro ce ne sono ancora. Quindi un bel quantitativo di prodotto e me lo metto dappertutto. E insieme a quella adesso mi metto anche questo qui, questo. Ok, sono miracolosi, ma insomma va più che bene per quello che mi serve. State su, che vanno in posa 15 minuti, così ne approfitto, penso anche mi farò una maschera viso. Bene, prima che mi si dica, ti si vede una tetta, ti si vede questo e quell'altro, state sicuri che avrò controllato 1500 volte il pezzo di timelapse che vi avrò montato prima di questo pezzo, perché ormai ho capito le mie bestiacce. E detto questo, ci andiamo ad asciugare i capelli con il Dyson. Sinceramente devo stare a casa, non è che devo fare chissà cosa. Però magari ci andiamo a fare un mosso davanti e dietro lo lasciamo liscio, adesso vediamo. E poi così vedete anche quanto tempo ci metto ad asciugare i capelli. E poi facciamo un video dove sarò in teoria anche truccata, perché la mia idea era quella. E parleremo insieme di questo benedetto Dyson, se vale la pena, se non vale la pena, cosa serve, che cosa la gente si immagina. I capelli sono bagnati, ho appena finito la doccia, giusto il tempo di vestirmi, appunto, perché non volevo che mi si dicesse che mi sedeva la zizza e cose così, ok? Perché poi l'ultima volta che vi ho fatto vedere, ma è che o mi sistemavo i capelli o comunque stavo facendo qualcosa del genere, mi è stato detto che appunto si vedono. Cioè, tutto, si è visto un capezzolo poi dove lo sanno solo loro, perché io vi giuro, ho riguardato e straguardato il video e non l'ho visto. Adesso vado a mettere un protettore. Ok, anche se potrebbe anche non servire, va bene così. Ecco qui. Questo qua in teoria si dovrebbe spruzzare. A me piace molto questa marca, è una marca vecchia, economica e sinceramente trovo che lavori molto meglio di marche più nuove e più costose. Magari avranno altri ingredienti, cioè, non dico di no, però insomma. Sono solo l'unica cosa brutta che ha è che non so se magari sono io, non ha, cioè che ho beccato quella sbagliata, non ha un bello spruzzo, per cui io me lo spruzzo sulle mani. E poi lo vado a distribuire sui capelli e via. Adesso vi faccio vedere il pettino, vi faccio vedere che ore sono, vi farò vedere che ore saranno quando avrò finito di asciugarmi. Allora, intanto mi tiro fuori il signorino qui,
Io lo tengo senza la sua scatolina perché, ragazzi, ricordiamoci che come l'aspirapolvere è un aspirapolvere, questo è un phon. Con questo non sto dicendo di lanciarlo, ok, in giro, però insomma, neanche a trattarlo come se fosse un gioiello, nel senso, trattiamo tutte le cose con la giusta cura, non perché questo costa di più, trattiamo tutto con la giusta cura, e compreso appunto questo, però senza ogni volta rimettere la scatolina nelle cose, perché ragazzi, se no ci metto 3 ore. Detto questo, sono le 11:48, io spero voi leggiate, e adesso andiamo a asciugarli insieme. Ho messo questo qui, che è quello che poi, cioè, che serve per asciugarlo, tenendo questa centrale, e se no, mettendolo a destra o a sinistra, insomma, vi fate, vi toglie baby hair. Ecco qua, sono i 56, abbiamo iniziato i 48 in più o meno una decina di minuti, le ho perfettamente asciugati, e vedete che sono assolutamente asciutti dappertutto, anche sulle punte. Sono, scusatemi, ma non sono appunto al pieno, al massimo al pieno, vabbè, sono appunto perfettamente asciutti. Volendo potrei passare appunto la cosa per fare l'effetto coranda, per togliere un po' di baby hair e quant'altro, e lo faccio di solito, ok? E basta, hanno un bel volume, sono lisci, calcolate che i miei di natura sarebbero mossi, in più crespi, quindi questo è un effetto assolutamente che io amo. A me il capello dritto spaghetto non sta bene e non mi piace, non su di me. Questo è quanto, io in 10 minuti sono pronta per uscire, ordinata, con un bel volume, se voglio farmi due boccolini me li faccio, eccetera eccetera, e poi per il resto ne parliamo dopo. Quando sarò anche sistemata. Rieccomi qua, prima sono stata interrotta perché dovevo andare a mangiare e poi ci sono state altre cose, quindi vabbè, siamo riposati un attimo, anche in tutto ciò ho ripreso un po' di fiato, perché veramente in questi giorni mi sembra come se stessi correndo a fare una maratona, quindi va bene. Vi avviso subito, se mi vedete che io che sto guardando di là, ok, se mi vedete sempre con lo sguardo di là, è perché dietro di voi c'è lo specchio di gigante, perché sto provando a girare con la fotocamera esterna, perché ho un telefono con una fotocamera esterna meravigliosa che uso soltanto per i vlog e solo per le riprese fuori, perché poi ovviamente quando inquadro me sono sempre con la fotocamera interna, che per fortuna del Signore anche quella è perfetta, però insomma, perché non sfruttare la qualità fino in fondo? Non lo so, lo so solo io. Detto questo, siamo qui, come avete letto, poi vedremo un po' che fotocopertina metterò. Comunque, oggi siamo qui per parlare di lui. Di lui, che tra parentesi, che palle, è uscito con delle colorazioni meravigliose, tipo pop anni 60, 70, non lo so, non mi ricordo. Comunque con delle colorazioni stupende. Mi mangio le mani? Sì, perché ovviamente io le cose le devo comprare sempre poco prima che le facciano in qualche colorazione meravigliosa. Cambia qualcosa a livello di utilizzo? No, quindi ovviamente non mi farò prendere dal marketing e non ne comprerò un altro, anche perché sono povera, quindi ci mancherebbe, però insomma dai, ecco. No, non sono povera, altrimenti non ce l'avrei, però non sono manco ricca da dire vabbè, me ne compro un altro perché questo colore non mi piace più, ecco. Comunque, detto questo, perché volevo parlarvene? Sia perché ovviamente me l'avete chiesto, appena avete visto, soprattutto su Instagram, devo dire la verità, appena avete visto le storie dove ho ringraziato Roberto, ah che bello, finalmente ce l'hai anche tu, così ce ne parli in maniera onesta, perché ovviamente a me non me l'ha mandato nessuno, me l'hanno regalato, cioè me l'ha regalato sì, ma Roberto non Dyson, purtroppo aggiungerei, perché l'avrei accettato volentieri anche da Dyson. Il motivo per il quale non tengo mai i capelli sciolti, ok? Perché li toccherò tutto il tempo, scusatemi, ma ve li volevo far vedere perché, come avete visto, li abbiamo asciugati insieme, ok?
in una decina di minuti, che so che a voi magari sembra, non lo so, se a voi sembra tanto, se a voi sembra sembrano pochi, se a voi sembrano normali per i miei capelli. Calcolate che io veramente ne ho una marea, cioè io ne ho una marea, ne ho veramente tanti, al di là del fatto che ora siano più corti, non cambia niente, sono comunque tantissimi, quindi ci mettevo comunque un sacco con un phon normale. Con Dyson in realtà, se devo solo asciugarli, metto con l'altro cosino e in 5-6 minuti li ho asciugati, metto bene lì così a fargli aria e via. Questa volta qui mi sono interrotta, sia per voi sia perché poi ho passato la spazzola per appunto dargli una lisciata. Poi siccome appunto volevo fare la piega voluminosa, che a me tanto piace, perché a me appunto liscio spaghetto non piace, e mettete testa in giù e fai, ogni tanto respira perché insomma si sente, quindi sicuramente ci ho messo un po' di più anche per questo, però linea di massimo che poi non erano manco 10, perché abbiamo iniziato i 38, finito i 56, quindi o i 46, non mi ricordo, no forse sì, vabbè, non mi ricordo. Comunque ci sono le registrazioni per quello, le clip prima per quello. Detto questo, allora ve ne voglio parlare non solo perché me l'avete chiesto appunto, ma anche perché c'è confusione per via del prezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi vede i 500 euro del Dyson, adesso non ricordo più, 500, 550, perché io ho preso la versione lunga, che tra parentesi consiglio a tutti, perché io in questo momento non ho capelli lunghi, anzi, cioè perché dietro vedete che arrivano al coppino, ok, proprio all'inizio del collo, il coppino non so se è dialetto, però insomma dietro arrivano proprio a dove, sì, all'attaccatura del collo, e davanti arrivano un po' più lunghi, ma cioè non sono lunghi, ce li ho avuti fino al culo, quindi questi non sono lunghi, ok? E vi assicuro che però la versione lunga vi serve. Quindi questo piccolo consiglio che vi do. Perché ho preferito l'AirWrap al phon che mi aveva preso Roberto? Perché fondamentalmente con questo ci faccio più cose, oltre che ad asciugarmi i capelli me li posso anche acconciare. Con quello, ad esempio, la piega voluminosa che mi sono fatta adesso non avrei potuto farla, nel senso che mi sarei dovuta semplicemente asciugare i capelli e poi mettere giù quella spazzola, fare. Invece qua avete visto che ci ho messo un attimo. Quello appunto, più che asciugare i capelli, non fa, questo appunto invece te li acconcia pure. Sì, ma io l'ho provato e non mi fa il dritto spaghetto. Non è una piastra. Partiamo dal presupposto che non è una piastra. Te li fa molto dritti, sì, perché io ho i capelli che, ripeto, sono tendenti al crespo, e vedete che invece insomma dopo averlo non ho messo nessun prodotto miracoloso, che mi fa morire quando le youtubers ci mostrano, le influencer ci mostrano la piega dopo aver utilizzato i prodotti della Redken, della Kerastase, che costano 8.000 euro al millilitro, ok? E io ho usato prodotti assolutamente al supermercato che di solito mi lasciano il capello crespo, guardate, dopo averlo asciugato col Dyson, che belli che sono, e non ho manco usato quello per il bebè e si vede, ok? Però nonostante questo, guardate che belli che sono, ok? Non è una piastra, non nasce per un liscio spaghetto, però mi li fa molto lisci, calcolando che io appunto non sono liscia, ok? Poi è ovvio che se li volete spaghetto, passate la piastra, ma quello a prescindere dal phon che avete. Boh. Poi in realtà, volendo, c'è anche la spazzola, quella rotonda, che sicuramente li fa ancora più lisci, ma io non l'ho mai usata. È una spazzola che non mi è mai piaciuta neanche nella normalità, insomma, ecco. A tot accessori, non sto qui a farvi vedere tutti gli accessori, perché non me ne frega niente. Io ne uso tre. Uso il cono, quello più piccolo, che tra l'altro voglio andare a comprare quello ancora più piccolino che hanno fatto, adesso è fuori, al momento non è, è fuori stock, ma insomma tornerà, e quindi quello me lo comprerò. E tra le altre cose, altra cosa per cui sono molto felice,
è arrivato il diffusore anche da attaccare all'airwrap, quindi sono stracontenta perché il diffusore è l'unica cosa che mi manca, essendo io anche riccia, ok? Quando mi voglio fare i capelli ricci, effettivamente il diffusore mi mancava. Usavo comunque il phon e usavo semplicemente le mie mani e veniva, però con il diffusore sicuramente viene meglio, faccio molto prima. Quindi non vedo l'ora, acquisterò sicuramente entrambi gli accessori o me li farò regalare, insomma, per le varie occasioni. Quindi, insomma, ecco. Però appunto con questo potete fare quello che volete. Ho fatto i boccoli ma non mi restano. Calma. Allora, il fatto che questo attrezzo costi 500 euro, ok, non fa sì che tu fai il boccolo 3 secondi senza usare un prodotto sotto, senza usare un prodotto sopra, e ti resta tutta la giornata solo perché il prodotto costa 500 euro. No, assolutamente. Quando fai i boccoli dalla parrucchiera, la parrucchiera ti mette prima un prodotto sotto, ti fa poi con phon e spazzola, tra l'altro con temperature molto più alte, dopodiché ti spruzza tanta di quella lacca e dopo forse ti resta tutto il giorno. Ok? Ok? Quindi non potete pensare che vi fate un boccolino 3 secondi e poi vi resta, tanto più se tendenzialmente siete dritte spaghetto o in generale la piega non vi tiene, ok? Non funziona così, perché altrimenti, se facciamo questa tipologia di ragionamento, allora un telefono che costa 1200 euro dovrebbe farvi anche il caffè. Dovrebbe, non lo so, avere le gambe, venire a svegliarvi la mattina, ok? Farvi così sul letto e dire: tesoro, è ora di svegliarsi, perché con tutti i soldi che costano questi benedetti telefoni, oltre a fare foto e messaggiare e chiamare, dovrebbero come minimo venirvi a cullare, ok? Siamo tutti d'accordo che il ragionamento dei soldi non vale. E io mi sono fatta dei boccoli, ok, mi ero fatta anche tutta la testa, infatti non vedo l'ora di prendermi il ferro più piccolino, ok, mi ero fatta dei boccoli. Innanzitutto ci ho messo tipo 20 minuti, che è niente, perché io ci ho sempre messo dalle 40 minuti all'ora per farmi una piega mossa, che non intendo con il... con l'arricciatore, ok, con il diffusore, scusatemi, ma intendo proprio con quello che fa i boccoli o con la piastra, ok. Innanzitutto appunto ci ho messo 20 minuti, poi che cosa ho fatto? Le ho lasciati leggermente umidi innanzitutto, questo lo dicono dappertutto, di lasciarli leggermente umidi, oppure se ad esempio io domani mattina, se alla fine andiamo a Natale che stiamo un po' meglio, voglio farmi, che ne so, qua un po' il boccoletto, il mosso, non lo so, Me li inumidisco un attimo con le mani e poi faccio. Ci metto anche sotto un prodotto per i ricci, ok? Poco diluito con l'acqua, non voglio che sia una roba troppo, perché sennò rischia di diventare troppo duro. Quindi metto un prodotto a caso, una crema per i ricci a caso, ok? Di solito io uso quella della marca che avete visto prima. Me la spalmo bene, la spalmo su tutti i capelli, dopodiché faccio tutta la mia bella piega e il boccolo rimane super morbido, è meraviglioso per questo, perché usando una tecnologia tutta sua e una tipologia, cioè è un'area ad un calore determinato, non ti va a seccare il capello, quindi anche il boccolo ti rimane bello morbido, naturale. Dopodiché ci vado a spruzzare la lacca, però se voglio che mi duri tutto il giorno, nonostante il prodotto prima. Perché è normale, i miei perché sono tanti e pesanti, quelli di qualcun altro perché sono estremamente lisci, quelli di qualcun altro perché sono estremamente ricci e li vuole lisci e quindi servono dei prodotti. Cioè uno non può pensare che perché costa tot fa il miracolo. Dov'è il miracolo del Dyson? Perché vale la pena investirci questi soldi? Innanzitutto per i tempi di asciugatura. Io prima il phon non lo usavo mai, potete chiedere a chiunque, io il phon non lo uso, io vado al lavoro con i capelli bagnati, non in inverno, ok?
In inverno cosa faccio? Mi asciugo la sera, così la mattina sono leggermente asciutti, ci do una botta qua, mi faccio la coda e vado al lavoro. Perché io odio asciugarmi i capelli, o meno, odiavo asciugarmi i capelli perché ci mettevo una vita, ok? Con questo invece ci metto al massimo 10 minuti e ne esco fuori benissimo. Per cui mi fa anche voglia utilizzarlo, ok? O ripassare, tipo adesso sono così, questa notte ci dormo, fa la piega. Domani mattina lo accendo 3 secondi, ci faccio così e torno tutta normale. Senza fare un calore eccessivo, senza usare il calore eccessivo delle piastre, senza... e i capelli sono morbidi, pieni, sani, appunto non crespi. E questo è il miracolo del Dyson. Non è il fatto che ti fai la piega e ti dura tutto il giorno. Il miracolo del Dyson è la cura che ha nei confronti del tuo capello, ok? E io sento la differenza da quando questo, quando mi asciugavo i capelli con l'altro phon, che per carità non è il GHD, magari se avete già il GHD cazzi e mazzi e palazzi non vi conviene, ma io che avevo un phon normale, io mi trovavo sempre i capelli secchi, crespi, cioè anche questi adesso che sono corti e tutto quanto, sembravano, non sembravano sani, soprattutto le punte erano sempre... Invece adesso sono belli, vedete che belli pieni, non vanno a sparare in giro, cioè sono proprio belli, 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 cioè, e comunque i miei capelli, calcolate che sono capelli tinti, eccetera, eccetera, dei quali comunque mi prendo cura, perché appunto vedete se faccio sempre la maschera, faccio sempre, non era solo per oggi, cioè la maschera la faccio sempre, lo shampoo lo faccio con calma, senza usare le unghie, e poi di nuovo il balsamo, e poi mi ripettino solo dopo, soprattutto se prima li ho lasciati ricci. Quindi insomma sicuramente ci vuole una cura del capello in generale, però come vedete non ci spendo miliardi per i prodotti per i capelli, ok? Però effettivamente questo era un investimento che io volevo fare, Roberto l'ha fatto a questo video, sono felicissima, e ad oggi insomma dopo tot mesi che ce l'ho, devo dire la verità, sono molto contenta e lo uso... anche quotidianamente, cioè nel senso che mentre prima il phon lo usavo quella volta che mi lavavo i capelli, adesso appunto mi voglio sistemare un attimo perché essendo corti soprattutto, no? Perché il corto è più facile da tenere, vabbè, non mi piace quando mi si girano, vedete, quando mi si girano così, che è inevitabile quando stai così, quando ti muovi, quando fai, ok? Quindi io poi cosa faccio? Se devo uscire, se devo fare, o vado con... il cono, oppure vado con questo e faccio un attimo fu e basta, e io sono a posto e ci esco in 2 secondi senza sprecare chissà che energia, senza appunto andarli a rovinare. E io lo amo, io mi sono innamorata, cioè la gente che tuttora sento dire mi sono fatta il boccolo ma non mi tiene, per il mio capello non va bene. Non è che non va bene, è che non sarà mai forte quanto il calore nocivo di una piastra che arriva a 200 gradi, cioè non può esserlo, non deve esserlo, soprattutto nasce per un obiettivo diverso. Poi tra l'altro c'è anche la piastra della Dyson, quindi non so, non me ne intendo, però visto che ne parlano bene anche le afro, voglio dire, quindi... però appunto, per carità, io non voglio, cioè non lo sto pubblicizzando, non lo vendo, non me l'hanno regalato, vabbè insomma avete capito, però vi dico, dovete acquistarlo, cioè se lo volete dovete acquistarlo con la cosa di mi migliorerà i capelli nel tempo, mi toglierà il crespo, calcolate che io abito in Veneto, tra l'altro, umidità, nebbia tutti i giorni, che sia in estate che sia in inverno, ovviamente in estate non c'è la nebbia, ma l'umidità rimane, quindi insomma, ecco, e che appunto non nasco liscia, quindi, cioè, su di me fa miracoli, su di me fa veramente miracoli, e io sono stracontenta, però l'ho comprato con l'idea di mi faccio la piastra, o cioè mi farà i capelli liscio, spaghetto, oppure mi farà dei boccoli da paura che mi dureranno 3 giorni. C'è chi durano, ma perché hanno il capello predisposto
Ok, a me non dureranno mai 3 giorni, però 2 giorni me li hanno fatti, ovviamente con il prodotto sotto, con il prodotto sopra. Nel frattempo, da tutti i giorni per andare a lavorare, io così mi sento più che presentabile. Cioè, calcolate che ci ho fatto mezzo sonnetto sopra, prima, giù, perché appunto ci siamo messi un attimo a riposarci. E cioè, io così mi sento super presentabile, mi sento in ordine, c'è il giusto volume. Mi piacciono. Quindi ecco, questo è l'unico consiglio che io vi voglio dare. Date a Cesare quel che è di Cesare, perché non pretendiamo i miracoli da un cellulare? Scusate, adesso mi metto una pinzetta, perché se non la smetto di toccarmeli, domani me li devo rilavare. Sì, li ho messi a caso, ma non importa. È che se veramente continuo a toccarli, domani siamo qua di nuovo a ripetere lo shampoo, e non ho voglia. Però appunto, cioè, non capisco perché quando uno si compra l'iPhone o l'ultimo Samsung della serie S non pretende i miracoli. Anzi, se si scaricano la batteria dopo mezza giornata, vabbè, che vuoi, è normale. Ok, cioè noi da un telefono da 1500 euro, 1000 euro, 900 euro, se lo becchiamo in sconto, quelli che sono, non pretendiamo neanche che la batteria duri tutto il giorno. Da un phone che ne costa meno della metà, pretendiamo che ci faccia meglio di un parrucchiere. Tra l'altro, un parrucchiere che, ricordiamocelo, per una piega mossa, Veneto. Parliamo sui 30 euro, lavaggio e piega. Forse 30 euro, ma anche qualcosina di più, ok? Quindi, cioè, no? Ecco, Roberto mi ha anche detto che con questo si risparmia veramente tanto in corrente per il livello di consumi che ha, e lui guarda queste cose che ovviamente io non guardo, però appunto lui mi ha spiegato che a livello di consumi di elettricità si consuma molto meno, oltre al fatto che anche lui si rende conto che ci metto molto meno ad asciugarmeli, e quindi consuma di meno perché lo usi di meno, e consuma di meno perché lui consuma di meno. Quindi meglio di così si muore. Detto questo, basta, io non vi voglio annoiare oltre, è un video forse fin troppo lungo. Però volevo portarvi con me nella routine quotidiana, ok? Prima o poi magari vi farò vedere anche la piega mossa, anche se l'avete vista non mentre la facevo perché ero in ritardo, strano, ma l'avete vista comunque nel vlog del mio compleanno, nel mi preparo con voi del mio compleanno. Quella piega, ad esempio, il giorno dopo io me la sono portata appresso. Ho semplicemente ripassato anche lì con il cono, ho ripassato un paio di, perché ci avevo dormito sopra, e il giorno dopo però sono andata dritta, ma solo ripassandoli 2 secondi. Quindi, cioè, io più felice di così non posso essere. Quindi basta, io spero di avervi accontentato, spero vi abbia fatto piacere questa specie di recensione, un po' diversa dalle altre, me ne rendo conto, ma proprio perché ce ne sono già tante, non era necessaria anche la mia fatta in quel modo, perlomeno. Quindi basta, io vi mando un bacione, spero di avervi fatto compagnia, spero che vi sia stato utile, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!